rigore in un circuito televisivo nazionale dove c'era anche il fior fiore della nostra partitocrazia, ma anche delle rappresentanze ministeriali, ho udito un sacco di sciocchezze. Sostanzialmente si parlava della questione dei metalmeccanici, della FIOM, che non accettano più queste poche lire, che non accettano più di servire l'industria senza avere una contropartita economica che dia la possibilità, ancora una volta, a questa categoria bistrattata di ritornare in auge, sia prima di tutto come parte forte di una contrattazione che meritano per l'appunto i metalmeccanici, e per restaurare una storia. A volte le parole come restaurazione non sono sempre felici, ma bisogna restaurare una storia, quella di non di una corporazione, perché i metalmeccanici non sono una corporazione, ma di una categoria di lavoratori su cui l'Italia non solo ha fatto sempre affidamento, ma tutte le grandi conquiste della tecnologia, in modo particolare nel campo automobilistico, ma non solo, potremmo parlare anche in quello della grande industria, dell'industria pesante, potremmo parlare di grandi officine come l'Ansaldo, dove vengono costruiti anche il fior fiore delle centrali termoelettriche, idroelettriche, anche se adesso non costruiamo più centrale nucleare all'estero, io so però che l'Italia si è arrabbiata mica male. Ma sentir parlare dai politici che in fondo vi sono altri settori, che i metalmeccanici non rappresentano l'Italia, che dovranno comunque piegarsi, è un errore non solo grossolano. E questo governo non ha capito che il rigore, chiedere ancora a una società che ha perso il 50% del potere d'acquisto, cioè ridotta a zero, che è stata sbagliata l'idea di introdurre l'euro. Ma perché in Inghilterra l'euro non è stato introdotto e la società non ha problemi economici? Non può avere la Germania, perché la Germania non è il paese della speculazione. Casomai ha attraversato momenti critici prima del nazismo, come la Repubblica di Weimar, ma sostanzialmente i tedeschi sono stabili anche perché hanno le materie prime. Ma l'Italia, che è l'unica materia prima, se vogliamo, sono i prodotti dell'agricoltura, che non sono più neanche appannaggio di tutte le famiglie, perché il caro prezzi esclude i cittadini che, se non hanno soldi, non possono andare più nei supermercati. Una volta avevamo le nostre terre, avevamo le nostre provviste e i soldi servivano, sì, ma soprattutto c'erano le carni, c'erano i cereali, i legumi, il grano, la pasta, c'erano le provviste invernali. Adesso si dipende solo dai soldi, dipendiamo dai soldi, e si sente parlare da una classe politica che ha sbagliato l'introduzione dell'euro, che si rende conto che l'Italia praticamente è quasi alla soglia della rivoluzione civile, perché quando vediamo che i pensionati raccolgono, purtroppo lo vediamo tutti i giorni, tra i rifiuti le possibilità di sostentamento, vediamo che questa classe politica, il governo, la stampa, gli opinionisti, insomma chi dovrebbe dire all'Italia alt, marci indietro, ritorniamo alla lira, perché la lira è l'unico toccasano. Si sente parlare di rigore, si sente parlare di manovra economica, ammazza società. Allora questi politici realmente, dopo Tangentopoli, hanno deciso di vendersela all'Italia, al miglior offerente. I treni sono deragliati e restano lì, a YouTube ho fatto vedere proprio questo tipo di deragliamenti, la linea Telecom è a terra, ci vorrebbero miliardi e miliardi di vecchie lire, per, forse anche di euro, per farla rinascere, Alice, ma vediamo i fili a terra, palizzati a terra, le stazioni delle ferrovie che sono state svendute o addirittura sono in demolizione, abbiamo uno Stato totalmente in decomposizione. I nostri politici dovrebbero subito andare a casa, vergognarsi, autodenunciarsi. Chi parla di rigore, una società che, dove tutte le categorie, ma dove il ceto, il censo, se vogliamo ancora parlare di noblesse oblige, tra i vari strati sociali, questa società è caduta, sta cadendo, va a pezzi. Allora, cari politici, signor Prodi, politici anche di piccolo livello delle aree locali, provinciali, regionali, rendetevi conto che bisogna immediatamente ritornare alla lira, ma rifare anche la Costituente, ridisegnare le regole del gioco. Il popolo non ce la fa più, il giocattolo è rotto. Vi piaccia o no, l'Italia, questa Italietta che avete mandato al macero, ha i giorni contati. Un saluto da Alfredo Giuliano.